Ecco, cari telespettatori, non è un difetto tecnico quello che è accaduto, ci hanno richiamato violentemente sulla barca in questo paesaggio virtuale perché vorremmo parlare di un'esperienza particolare di Don Giorgio Paximadi che non è solo il commentatore della domenica, ma fa delle cose abbastanza strane. Un esempio di cose strane è questo libro, Sì, no, quindi questo ce qui è lo mio, presenti sì, tu. Allora, effettivamente l'ho scrive libri scritto. un po' strani, devo dire, No, perché libri, strano? beh, insomma, cioè, scritti in ebraico, greco, latino, con un sacco di note. Cioè, è un libro, quello che ci stai presentando, piuttosto complicato, credo, Sì, no? però comunque sia, l'argomento del libro non è poi così astruso Vabbè, come il si titolo potrebbe promette bene, né? Perché immaginare. il titolo è È una citazione del libro dell'Esodo, è una citazione del momento in cui Dio, dopo aver dato tutta la spiegazione dell'Ambaradan di come vuole che si costruisca il tempio portatile che gli israeliti si portano dietro, dice: e io dimorerò in mezzo a loro, se lo vuoi anche in ebraico, è V'shachanti betocham. Ecco, già lì abbiamo superato ogni limite possibile immaginabile. Ma uno perché fa una cosa del genere? Partiamo da un problema. Il fatto è che sono testi che sono studiati relativamente solo per certi aspetti, solo, molto spesso quasi solo per aspetti archeologici, antichistici, e invece mi sono accorto che valeva la pena di studiarli anche dal punto di vista della loro struttura letteraria, Sì. facendo finta che siano dei testi che dicono qualcosa, insomma, cioè che non siano puramente una collezione di detti un po' strani, messi lì, arrivati lì, piombati lì, Sì, chissà come, chissà quando. sono i capitoli questi dell'Esodo dove si raccontano cose tipo quante forchette usare, cosa mettere Sì, lì. cioè tutta la descrizione del culto, quindi dell'arca dell'alleanza, del tempio, del santuario portatile, della tenda, dei vestiti del sommo sacerdote, quanti fiocchetti c'hanno, quante gemmine c'hanno, eccetera, Ma tra eccetera. l'altro c'erano i cherubini C'erano i sull'arca. Ecco, cherubini cosa sono i sull'arca, eccetera, cherubini? eccetera. I cherubini sono due specie di sfingi, Ecco. con la testa umana forse e con il corpo di leone, con le alette, così. Ma la cosa interessante è che questo testo ha una certa struttura letteraria, dalla quale si vede molto bene che cerca di descrivere questi oggetti e darne anche un significato di tipo teologico. Proprio per essere semplicissimi e banalissimi, ogni tempio ha la sua statua, no? Ogni tempio ha la sua statua, se non c'è la statua, che tempio è? Insomma. Certo. Invece il tempio del Dio di Israele non ha una statua. Ma ha questi due cherubini che lascia, queste due sfingette, che lasciano aperto uno spazio vuoto. Quindi ci sono i Ci guardiani. sono i due guardiani, ma c'è in mezzo, al centro di questo complesso faccenda di culto, dove ci sono gli altari, i controaltari e compagnia bella, in mezzo che cosa c'è? Niente. Perché? Perché non è l'uomo che deve fare una statua di Dio, ma è Dio che vuole abitare, appunto io dimorerò in mezzo a loro, vuole abitare in mezzo al popolo di Israele. Per cui il popolo di Israele gli prepara una specie di casa, ma non è che poi gli fa una statua, perché Dio non vuole statue, ma gli prepara un trono vuoto dove lui può venire e parlare ed abitare in mezzo a loro. Fra l'altro, il testo di Esodo 25,8, che è proprio questo versetto qui, viene richiamato dal prologo del Vangelo di Giovanni, Giovanni 1,14, quando Dio dice, quando l'Evangelista dice, Venne ad abitare in venne mezzo. ad abitare in mezzo a noi. Usa un verbo greco che stranamente ha le stesse consonanti del verbo ebraico che ho usato qui. Shachanti è. Il verbo in greco è eschenosen, che se guardiamo lettera per lettera ha le stesse consonanti, è proprio un richiamo a questo testo, cioè sappiamo che per San Giovanni il vero tempio di Dio è il corpo di Cristo, Certo. è lui l'abitazione di Dio, la realizzazione della presenza di Dio. Io ho provato a analizzare un po' questi testi e ti assicuro che sono venute fuori delle cose molto, molto interessanti. Quindi è addirittura un testo accessibile, secondo te? Ma a mio avviso sì, io ho incontrato gente non tecnica che l'ha letto e ne ha preso il gusto. Beh, speriamo che qualcuno abbia il coraggio di lanciarsi in questa lettura e continuiamo con Caritas insieme parlando ancora di cose letterarie, o meglio, della nostra rivista.